Ciao a tutti amici di Tecnologia su misura.net, approfittiamo di questa registrazione per mostrarvi un nuovo tutorial e nello specifico realizzeremo una stazione multimediale a partire da un vecchio computer. Infatti riteniamo che questa nuova guida sia molto utile per tutti coloro che hanno magari un computer datato che non utilizzano più per ovvie ragioni e per non fargli prendere polvere possiamo riciclarlo, per così dire, per appunto raggiungere i nostri scopi che vedremo successivamente nel corso di questa e delle altre parti. Il computer sul quale ci stiamo basando è un Intel per socket 775 quad core, è un Q9300 a 2,5 GHz. Abbiamo 3 GB di RAM e la scheda video è low profile. È poco potente, un Nvidia, adesso non so di preciso il modello, ma avrà tutte le carte in regola per riprodurre qualunque tipo di file multimediale nel migliore dei modi. Naturalmente nessuno vi vieta di comprare dell'hardware nuovo per realizzare una configurazione di questo tipo, vi consigliamo tuttavia magari di acquistare hardware economico come può essere un processore i3 con grafica integrata e una scheda madre con un chipset serie H che quindi non predisposto per l'overclock, ad esempio, proprio perché configurazioni più costose non permetteranno di raggiungere solo gli obiettivi per una stazione multimediale, ma addirittura si potrà creare una sorta di console, l'obiettivo che naturalmente noi per questo tutorial non ci siamo proposti, volendo realizzare una configurazione veramente alla portata di tutti. E cosa possiamo dire di altro? Oltre al computer, scusate se mi è caduto, abbiamo preso anche una Sky Digital Key proprio perché ci permetterà, tramite una configurazione apposita, di interpretare il segnale digitale terrestre e quindi poter vedere la televisione direttamente dal computer. In questo modo potremo registrare i nostri programmi preferiti e conservarli oppure condividerli su YouTube, ad esempio. Inoltre ci baseremo su un sistema operativo che magari non tutti avete avuto la possibilità di provare, è gratuito ed è Ubuntu, la versione 13.04 a 32 bit in questo caso. Vi basterà andare sul portale di Ubuntu, scaricare l'immagine e poi masterizzarla comodamente su un DVD ad esempio. E abbiamo scelto questo anziché Windows non solo perché è gratuito ma anche perché essendo un sistema operativo molto leggero ci consentirà di usufruire al meglio dell'hardware abbastanza datato che abbiamo a disposizione. Prima di partire con l'installazione del sistema operativo vi facciamo una panoramica di quello che abbiamo intenzione di fare. Innanzitutto installeremo XBMC, che è un media center e ci darà la possibilità di raggruppare tutta la nostra libreria multimediale, quindi film, immagini e musica, all'interno di un'unica interfaccia software e quindi di poterle consultare comodamente da un'interfaccia grafica molto intuitiva e pratica. E inoltre ci permetterà di configurare in un modo davvero molto semplice un server DLNA e questo ci consentirà di vedere ad esempio i contenuti multimediali e di riprodurli in remoto sia su dispositivi come potrebbero essere iPad e iPhone oppure sulla Western Digital TV Live oppure su un altro computer che sia Mac o Windows in maniera molto simile a come abbiamo già visto in un tutorial precedente che è quello riferito a Servio. E inoltre configureremo anche un server SSH su questa macchina e questo ci permetterà di scambiare file in remoto da un computer all'altro. Sarà molto utile per salvare dei file di backup, ma anche appunto per trasferire dei file multimediali stessi da un computer all'altro senza un collegamento fisico o comunque un collegamento tramite Ethernet senza dover salvare un contenuto sulla chiavetta per poi scollegarla dal computer e ricollegarla a questo, così è una soluzione davvero molto macchinosa che tramite questa configurazione, tramite server SSH, non si verificherà. Un altro punto che vogliamo fare prima di procedere all'installazione è quella che naturalmente noi per motivi di budget non abbiamo acquistato altro hardware ma la configurazione sarà prettamente tramite software. Tuttavia se voleste collegare questo media center che andremo a creare in salotto ad esempio potrebbe essere interessante cambiargli faccia e acquistare un case nuovo, magari quelli già predisposti per HTPC.
In questo modo si donerà un effetto estetico che si integrerà al meglio in un ambiente quale può essere il salotto. E inoltre può essere davvero molto comodo acquistare anche una sorta di joypad tastiera wireless, in modo da poter controllare a distanza tutte le funzioni del computer senza avere una tastiera USB enorme, che diciamo che non è pensata per questi scopi. Comunque, questa parte introduttiva è finita, installiamo il sistema operativo e poi ci dedicheremo a tutte le parti che vi abbiamo elencato. Eccoci ritrovati ragazzi, siamo pronti per installare il sistema operativo, ma prima vi voglio far vedere che abbiamo effettuato tutti i collegamenti corretti. Naturalmente sono sempre i soliti cavo video, cavo audio, mouse, tastiera, ma l'unica particolarità è che, come vedete, abbiamo già collegato la Sky Digital Key all'antenna del televisore. Comunque adesso ci spostiamo sul monitor. Ci tengo a sottolineare che questa sarà l'unica registrazione della telecamera direttamente sul monitor. Ci scusiamo se la qualità non sarà eccelsa, ma avremmo potuto fare una registrazione dello schermo tramite una macchina virtuale, tuttavia avremmo dovuto installare lo stesso sistema operativo due volte, allora abbiamo preferito questa soluzione. Comunque, nel frattempo non ci resta che accendere il computer e tenere premuto il tasto F8. Ogni scheda madre ha, diciamo, il suo tasto funzione apposito per accedere al boot menu. Nel nostro caso, appunto, è il tasto F8 ed è indicato direttamente dall'immagine del BIOS, che è la prima schermata che vi appare sempre quando accendete il computer. Come vedete ci appaiono diverse voci, nel nostro caso noi dovremo selezionare quella CD and DVD. Quindi a questo punto basterà aprire il lettore normalmente, tanto lo stiamo facendo, inserire il CD di installazione, che come vedete è quello che vi abbiamo fatto vedere prima, Ubuntu 13.04, che abbiamo precedentemente masterizzato. Lo inseriamo e quando l'abbiamo inserito basterà selezionare questa voce, premere invio, ci apparirà il nome del lettore masterizzatore, in questo caso premere ancora invio, e lui si appresterà ad effettuare un boot direttamente da CD-ROM. Ecco, Ubuntu e tutte le distro Linux principali hanno la particolarità di essere eseguibili anche in live. Cosa vuol dire? Vuol dire che sarà possibile eseguirli senza effettuare una vera e propria installazione sull'hard disk, ma semplicemente inserendo il CD ed effettuando l'operazione che state vedendo. Noi comunque per i nostri scopi ci servirà un'installazione vera e propria. Questa è un'operazione che, perché il CD venga letto e il sistema operativo live avviato, ci vorrà qualche minuto, quindi stoppiamo la registrazione e la riprenderemo solo quando saremo pronti, insomma. Come potete vedere, Ubuntu si è appena avviato tramite il CD eseguibile. Ci viene proposta subito questa interfaccia nella quale ci chiede di scegliere la lingua, ci chiede se provare Ubuntu e quindi si avvierà la versione live vera e propria, quella che vi abbiamo raccontato pochi secondi fa, mentre in questa voce qui, adesso se riesco a puntarla, install Ubuntu, si procederà all'installazione vera e propria. Comunque noi per il momento selezioniamo la lingua italiana e installiamo Ubuntu. Naturalmente tenete conto che noi stiamo, tutto quello che vedete dipende da ciò che è scritto sul CD, quindi logicamente la reattività dipende dalla velocità del lettore e dal vecchio processore, quindi i tempi sono abbastanza lunghi. Comunque qui ci chiede i requisiti principali, dobbiamo avere almeno 5,3 GB di spazio libero e è preferibile che il computer sia collegato a internet.
Inoltre possiamo spuntare queste voci qua per avere una versione subito aggiornata e per installare anche i plugin di terze parti. Quindi una volta che abbiamo selezionato tutte queste voci, premiamo avanti. E aspettiamo che termini il caricamento. Bene, si è aperta una nuova interfaccia. Questa per noi sarà leggermente diversa rispetto alla vostra, perché vabbè, noi abbiamo già installato una partizione di Ubuntu 13.04 che è stata quella che abbiamo usato per fare le prove sul nostro progetto. Quindi a noi verrà chiesto, ad esempio, se vogliamo reinstallare Ubuntu 13.04 senza perdere i file locali, e questo servirà per riparare il sistema nel caso non funzioni correttamente, oppure installare una nuova partizione per un nuovo Ubuntu 13.4 a fianco di quella esistente. Voi in questo caso sarebbe apparso se volete affiancarla a fianco Windows, ad esempio. E l'ultima opzione è quella che eliminerà la partizione corrente di Ubuntu per reinstallarla completamente da capo, che sarà quella che scegliamo e anche quella che consigliamo a voi di fare, proprio perché è inutile se avete, cioè nel senso, se non avete intenzione di conservare Windows, di rubare spazio sull'hard disk che magari potrebbe essere utilizzato per contenere qualche film, ad esempio. Mentre qui avremo ad esempio la possibilità anche di cifrare la partizione, l'installazione per una maggior sicurezza, ma sono tutte voci avanzate che non ci interessano al momento. Premiamo su installa e come al solito ci sarà da aspettare qualche secondo. Stranamente è partito subito, qui ci viene chiesto di selezionare la località, a noi va bene Roma. Ci viene anche chiesto che tastiera abbiamo a disposizione, nel nostro caso sì, è italiana questa che abbiamo a disposizione, quindi va benissimo, avanti. E a questo punto la parte più importante, nel quale sceglieremo il nome del nostro computer, lo chiameremo, facciamo Valerio, TSM, nome utente Valerio e la password, giusto per essere originali, la chiameremo sempre Valerio. Ecco, una cosa importante che comunque sarà possibile disabilitare dopo è di accedere automaticamente e di non richiedere tutte le volte la password per accedere, proprio perché noi vogliamo che una volta che il sistema operativo parta acceda direttamente a XBMC e compaia la caratteristica interfaccia. Questo non sarebbe possibile se tutte le volte dovessimo inserire la password di accesso, quindi accediamo automaticamente al sistema operativo senza richiedere alcun tipo di password. Premiamo avanti e adesso partirà l'installazione vera e propria del sistema operativo. Come vedete sarà un'operazione che richiederà qualche minuto e bisogna solo aspettare, quindi chiudiamo e riprendiamo al lavoro fatto. Come potete leggere, abbiamo completato la procedura di installazione e ci viene chiesto di riavviare il computer, quindi nulla di più semplice che premere con un clic del mouse e aspettare che il computer si riavvii. Se tutto va come calcolato, e speriamo che sia così, il computer si riavvierà e partirà direttamente l'interfaccia grafica di Ubuntu. Naturalmente ricordiamo che questo computer ha solo 3 GB di RAM, non ha un SSD, ha solo un hard disk magnetico, e quindi scusateci se i tempi di latenza non sono proprio il massimo della reattività, insomma. Comunque si sta per riavviare, è uscito anche da solo il CD.
Ecco che sta partendo automaticamente Ubuntu. Aspettiamo che l'interfaccia grafica si sia caricata completamente e poi ci salutiamo e ci ritroviamo in una delle parti successive. Nel frattempo, nel caso non aveste mai utilizzato Ubuntu, vi possiamo consigliare questo libro che per noi è stato veramente molto utile, non costa molto e si chiama Linux, codice e comandi essenziali di Scott Greineman. Inoltre, nei link della descrizione del filmato vi proponiamo anche una serie di slide che sono completamente gratuite e che potete consultare per imparare i principali comandi della bash di Ubuntu. La bash, per farci capire, non è nient'altro che l'utilizzo di Linux direttamente da terminale, e che praticamente chiunque abbia intenzione di usare Linux, nonostante ormai l'interfaccia grafica sia diventata estremamente intuitiva da utilizzare e molto efficace, non si può prescindere appunto dall'utilizzo della bash. Ok, con questa parte abbiamo terminato, non ci rimane che salutarci e vederci nelle prossime. Un saluto a tutti da Valerio.